Amiche e amici, bentrovati a questo nuovo appuntamento dedicato alle domande che più frequentemente ci vengono rivolte dalle persone che si mostrano interessate ai corsi che svolgiamo all'interno della nostra associazione. Domande frequenti e che, grazie anche al confronto con altri amici e colleghi istruttori, scopriamo essere abbastanza comuni. Da qui nasce un po' l'idea di condividere queste domande e le relative risposte in questi video che, è bene subito ribadirlo ancora una volta, riportano quella che è la mia personale opinione e quindi in quanto tale opinabile, quindi un'opinione maturata sulla base delle mie esperienze e delle mie conoscenze, che non vuole essere quindi una verità unica e inscalfibile, ma solamente un contributo alla discussione. Ovvero, altre persone, altri istruttori, altri insegnanti potranno aver maturato esperienze diverse e quindi opinioni diametralmente opposte, senza che questo significa che siano sbagliate le loro o sbagliate le mie. Ciò premesso, una delle domande più frequenti che riecheggiavano un tempo nei forum di discussione e oggi sui social network e in qualche modo anche appunto nelle domande più o meno esplicite che ci vengono rivolte è: come posso fare a scegliere la disciplina, la pratica, l'arte marziale più adatta a me? Ripeto sempre lo stesso esempio. Quando noi andiamo in pizzeria, troviamo un listino con 10, 20, 30 pizze. Qual è la pizza più buona? Non c'è una pizza più buona, c'è la pizza che io preferisco e magari i miei amici ne preferiranno un'altra. Troveremo sul listino le pizze classiche, la capricciosa, la quattro stagioni, la prosciutto e funghi, poi troveremo le pizze gourmet, poi troveremo le pizze con la Nutella, poi troveremo magari anche la pizza con l'ananas. È giusto, è sbagliato, ci sono, la gente piacciono e quindi tutto sommato va bene che ci siano, meglio avere la possibilità di scelta. Allo stesso modo per le arti marziali, ne esistono di tanti tipi, quindi non c'è un'arte migliore in assoluto. C'è l'arte che in un determinato momento della mia vita farà al caso mio. Magari dopo qualche anno sceglierò altro e altri amici sceglieranno altro rispetto a quanto farò io. Quindi, appunto, come fare a scegliere quella che reputo essere o potrebbe essere la mia arte marziale, l'arte che fa il caso mio? Beh, facciamoci qualche domanda. Al di là del consultare siti internet, guardare video su YouTube, chiedere ad amici e conoscenti, sicuramente serve ad avere una prima selezione, ma dopodiché bisognerà procedere con una visita di persona nel luogo dove queste arti marziali si pratichino. E conviene già appunto fare una prima scrematura, intanto farci qualche domanda per avere un po' le idee chiare. La prima domanda che possiamo farci è: che tipo di arte marziale mi interessa? Le arti marziali sono di diversi tipi, ci saranno arti marziali più legate alla tradizione, in giapponese sono le Koryu, quindi con una pratica rigidamente codificata nei secoli che non permette, non consente, come dire, personalizzazione e deviazioni. Ci sono arti marziali più moderne, ci sono arti marziali che in qualche modo privilegiano o dicono di farlo l'efficacia, classica modalità improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo. Altre che appunto prevedono la precisa esecuzione di un kata così come è stato codificato. Ci sono arti marziali che comprendono anche uno studio di armi particolarmente desuete, magari. Abbiamo la naginata, abbiamo lo yari, abbiamo l'arco giapponese e quindi magari con una componente anche storica e culturale di un certo tipo. Altre arti che prevedono invece l'impiego di strumenti più moderni. Ecco, già iniziare a chiedersi che cosa mi interessa ci aiuta ad avere una prima idea di massima. Dopodiché, un'altra domanda che possiamo farci è: che tipo di rapporto
vorrei instaurare con l'insegnante. Ci sono insegnanti che mantengono rigidamente le distanze con gli allievi, ci sono insegnanti che instaurano un rapporto un po' più cameratesco, ci sono insegnanti che si atteggiano a dei guru, ci sono degli insegnanti che vogliono o preferiscono o consentono di assumere un certo rapporto quasi di padre e figlio. Anche qui nulla di sbagliato finché si rimane nei limiti, l'importante è essere consapevoli di cosa chiediamo, di cosa cerchiamo, di cosa ci viene offerto. E allo stesso modo chiediamoci che tipo di didattica mi interessa. Ci sono insegnanti che durante la pratica danno anche spazio alla battuta di spirito, allo scherzo, all'esempio ironico. Ci sono insegnanti molto rigidi, molto rigorosi, che non lasciano spazio alla minima emozione. Ci sono quelli che hanno un atteggiamento molto, energico, che prevedono che attraverso il dolore, attraverso una percossa particolarmente energica si impari, altri che hanno un approccio didattico magari un po' più morbido. Ci sono quelli che appunto per far capire che sono bravi fanno male ed altri che invece usano altri mezzi. Ci sono quelli che parlano molto e quelli che non parlano per nulla. Insomma, ci sono tanti modi, tutti corretti, tutti giusti, tutti accettabili finché si rimane nei limiti. Sta a noi chiederci quello che ci interessa nel rapporto con l'insegnante. E quello che ci interessa, quello che vorremmo anche come luogo di pratica. Ci sono discipline che ancora oggi si svolgono in luoghi umidi, scuri, fatiscenti, vecchi garage, vecchi scantinati, come le palestre di pugilato che ci hanno abituato a vedere i film di Clint Eastwood, modello Million Dollar Baby e compagnia bella. Ci sono luoghi ipertecnologici, luminosi, freschi, dotati di aria condizionata. Anche qui, cosa ci interessa, cosa preferiamo, cosa vorremmo, che cosa è importante per me? E altra domanda che dobbiamo farci: quanto tempo riusciamo o vogliamo o pensiamo di poter dedicare alla pratica? Questo è importante. Posso frequentare 3 volte alla settimana, 2 volte a ogni appuntamento? Posso frequentare 1-2 volte alla settimana? Posso frequentare nei giorni feriali? Posso frequentare solamente nei fine settimana? Posso frequentare di mattina o di pomeriggio? Anche questo diventa importante e anche questo conviene chiarirlo subito con il nostro potenziale istruttore, perché ovviamente se noi decidiamo di frequentare un corso che ha un svolgimento sequenziale nelle lezioni e io posso frequentare 1 lezione su 3, è ovvio che a un certo punto in qualche modo mi perderò qualche cosa, e questo devo esserne consapevole io, deve essere consapevole l'insegnante. E alla stessa maniera dobbiamo chiederci quanto sono disposto a spostarmi per praticare. Un carissimo fratello di pratica, Cosimo, percorre centinaia di chilometri ogni volta che va ad allenarsi al suo dojo, nonostante abbia vicino alla sua residenza luoghi altrettanto validi per praticare. Ha fatto una scelta che peraltro io invidio, perché ha degli insegnanti e dei compagni di pratica strepitosi. C'è chi lo può fare perché ha i mezzi per spostarsi, c'è chi non lo può fare, c'è chi non lo vuole fare. Anche in questo caso chiarirsi le idee aiuta a fare delle scelte consapevoli. Altra cosa che dobbiamo chiederci: quanto può e deve essere intensa la pratica. C'è chi ricerca, come dicevo prima, una pratica alla Fight Club, in cui ci si mena forte, si torna a casa con i lividi e siamo contenti perché vuol dire che abbiamo praticato bene. C'è chi non vuole o non può sostenere un certo tipo di addestramento. Anche in questo caso chiariamoci noi le idee, chiariamoci con l'istruttore, siamo sinceri da questo punto di vista e valutiamo anche che cosa possiamo e vogliamo fare.
anche sulla base di un'altra domanda che dobbiamo farci: quali sono le mie condizioni fisiche al di là dell'età anagrafica? Ho particolari patologie che mi impediscono o mi limitano i movimenti, soffro di pressione alta, soffro di pressione bassa, non posso fare le cadute, non posso rischiare di subire dei colpi alla testa. Ovviamente, se così fosse, magari praticare pugilato o kickboxing non sarebbe la scelta migliore. Ho problemi di altro tipo e valuto ovviamente se la disciplina che ho scelto sia in grado di consentirmi una pratica in sicurezza. Altra domanda interessante da rivolgere al nostro potenziale insegnante con grande educazione, con grande rispetto, con grande attenzione, ma che reputo vada fatta: chi è il maestro del nostro maestro? In passato e ancora oggi tante discipline vedono un fondatore ispirato da spiriti o da divinità. Oggi questa cosa magari è un po' meno credibile e onde evitare il rischio di trovare persone che hanno imparato quello che ritengono di aver imparato attraverso la visione di video su YouTube, conviene chiedere, ripeto e ribadisco con la massima educazione e correttezza, chi è l'insegnante del mio insegnante, qual è il lignaggio, qual è la sua discendenza. Avere un lignaggio chiaro e definito non significa necessariamente essere dei bravi insegnanti, ma certamente far parte di una scuola riconosciuta, seria e certificata è un buon cartellino, come dire, di garanzia e che merita di essere valutato con attenzione. Un'altra domanda brutale, ma bene farla prima per evitare sorprese dopo: quali sono i costi da sostenere per la pratica, al di là del costo di assicurazione, di associazione, di tesseramento? Ci sono costi più o meno nascosti? Devo acquistare uno specifico tipo di attrezzatura e solo e solamente dal mio insegnante presso la mia scuola? Sono di fatto obbligato a partecipare a delle lezioni extra, dei seminari, altrimenti vengo escluso dalla cerchia magica degli allievi? Insomma, chiedere quanto costa la pratica in tutti i suoi aspetti è una domanda, ripeto, lecita, che va fatta per evitare di avere sorprese. È un'altra domanda che dobbiamo fare o a cui prestare attenzione nelle prime nostre sessioni di pratica è chi insegna davvero. C'è un insegnante titolare, ma poi non lo si vede mai, si dedica solamente agli allievi avanzati e ai principianti sono lasciati ai suoi assistenti. Nulla di male, va benissimo se questi assistenti sono preparati e riescono a svolgere benissimo il loro ruolo. Però è importante saperlo, è importante sapere in che mani ci mettiamo, è importante che questo rapporto sia chiaro, perché ovviamente se noi veniamo attirati dal nome del gran maestro di turno e poi il gran maestro di turno lo vediamo solamente nelle locandine, beh, magari ci può essere un minimo di delusione. E da questo punto di vista è interessante anche valutare, appunto nelle prime occasioni in cui ci è data la possibilità, come è impostata la pratica, quanti allievi ci sono, l'insegnante riesce a seguirli tutti, gli assistenti si prendono cura di tutti gli allievi, la pratica è divisa in gruppi, ognuno riceve la giusta e dovuta attenzione, eventuali atteggiamenti inopportuni vengono subito, come dire, rilevati e sanzionati, c'è una collaborazione evidente tra praticanti più esperti e principianti. Insomma, cercare di capire effettivamente che aria tira sul tatami nella sala di pratica e anche che aria tira negli spogliatoi, in che senso la pratica inizia e finisce negli spogliatoi, che clima c'è, come si viene accolti. Sono un principiante, vengo accolto in maniera cordiale,
c'è qualcheduno che si prende cura di me, mi fa da tutor, si stabilisce un clima di confidenza o ognuno rimane sulle sue, si rischia di vedere episodi di nonnismo, chiamiamolo così. Se chiedo spiegazioni c'è qualcheduno disposto a darmele, oppure ognuno è geloso delle proprie consapevolezze, delle proprie conoscenze. Anche questo diventa importante per scegliere un ambiente di pratica piacevole e proficuo da frequentare. Altra domanda, toccando tutti i ferri possibili e immaginabili e facendo gli scongiuri che vogliamo fare: cosa succede se mi faccio male? Cosa copre l'assicurazione? Sono effettivamente assicurato? Ci sono delle franchigie? Parliamoci chiaro, la maggior parte delle assicurazioni stabilite attraverso i tesseramenti coprono relativamente poco e in maniera anche abbastanza farraginosa molto spesso. Insomma, ovviamente, banalmente detto, come in tantissime altre occasioni, conviene non farsi male. Se però succede, se io mi subisco un infortunio, se causo un infortunio a qualcheduno, che cosa è previsto dall'assicurazione? C'è un'assicurazione? Quali sono le coperture? Anche questo, come si dice, patti chiari, amicizia lunga. Altra domanda che possiamo fare, sempre, ripeto, ribadisco con la massima cortesia e attenzione a non urtare eventuali suscettibilità: quali sono i tempi medi per raggiungere determinati risultati? La classica cintura nera delle arti marziali giapponesi. Qual è il tempo medio in cui io posso conseguirla? È ovvio che questo tempo dipenderà dal mio impegno. Un conto se io frequento tutti i giorni di tutta la settimana, un conto se io frequento un giorno alla settimana, un conto se io frequento tutti i seminari di aggiornamento e di formazione che si tengono il sabato e la domenica, un conto se io partecipo giusto al seminario obbligatorio una volta l'anno. Questo è evidente, i tempi sono ovviamente molto individuali, ma allo stesso tempo c'è una forchetta, c'è un range su cui possiamo ragionare. Se vi dicono che conseguire la cintura nera in una disciplina tradizionale o comunque riconosciuta, che può essere judo, jiu-jitsu, aikido, karate o quant'altro, vi ci vogliono 2 anni, forse è un periodo di tempo un po' troppo corto. Se vi dicono che servono almeno 10 anni, beh, forse è un periodo di tempo un po' troppo lungo. Quindi, insomma, esistono dei tempi medi che più o meno vanno dai 5 ai 6 anni, ecco, in maniera molto indicativa. È però importante saperlo, perché così uno si regola. E tornando al clima che regna sul tatami o nella sala di pratica, quello che dovremmo cercare di cogliere è, citando La fattoria degli animali di George Orwell, siamo tutti uguali o c'è qualcuno più uguale di altri? Ci sono dei favoritismi, ci sono delle preferenze o tutti gli allievi sono trattati in un certo modo? La eventuale partecipazione a corsi che sarebbero teoricamente facoltativi ma che poi scopriamo essere di fatto obbligatori, perché solo lì vengono forniti, ovviamente con un costo a parte, le chiavi di lettura di determinate tecniche, è un qualche cosa che si svolge naturalmente o è una qualcosa che invece non fa parte dell'associazione che frequentiamo? Che modalità ci sono nella gestione degli allievi diventa importante, e quindi anche su questo noi ci possiamo regolare. Ci possiamo regolare anche osservando i praticanti più esperti e gli assistenti istruttori, perché, come recita un proverbio, l'albero si riconosce dai frutti. Allora, al di là di vedere qual è il comportamento dell'insegnante titolare, diventa importante anche osservare come si comportano i praticanti più esperti o gli assistenti istruttori. Se tutti si comportano in maniera violenta, scortese, arrogante, beh, probabilmente il loro insegnante è violento, scortese, arrogante o quantomeno non si rende conto di questo. Se tutti o quasi tutti, la maggior parte degli istruttori, degli assistenti e degli avanzati invece ha un atteggiamento cordiale e amichevole, beh, probabilmente questo ci aiuterà nel gestire una pratica in maniera molto più piacevole e interessante.
Un'altra considerazione che dobbiamo fare quando ci viene data risposta alle nostre domande è considerare che, come diceva Paolo Attivissimo, uno svelatore di bufale del web qualche anno fa, se una cosa è troppo bella per essere vera, quasi certamente non è vera. Quindi se vi propongono traguardi mirabolanti, di imparare un bagaglio infinito di tecniche in pochissimo tempo, se vi propongono risultati eccezionali, sviluppo della muscolatura, abilità di combattimento, o hanno trovato il computer che Neo viene a cui viene collegato Neo in Matrix e inserendo uno spinotto nella nuca diventa un combattente provetto, oppure probabilmente insomma ci stanno prendendo in giro. Altra domanda che dobbiamo farci e dobbiamo fare è: quanto conta l'aspetto teorico nella pratica? C'è chi è interessato all'aspetto culturale, filosofico, storico delle discipline che pratica, c'è chi assolutamente è indifferente a tutto questo. E anche questo è un aspetto da valutare. Se a me interessa approfondire l'aspetto culturale, storico, filosofico della pratica, il mio insegnante potenziale è in grado di soddisfare questa mia curiosità? Viceversa, a me interessa solo praticare, ma all'interno del mio corso è previsto obbligatoriamente anche la partecipazione a lezioni teoriche, allo studio di libri, dispense e quant'altro. È importante saperlo in modo da potersi regolare di conseguenza. E alla base di tutto c'è una considerazione sempre da fare. Anche una non risposta è una risposta. Quindi nel momento in cui le nostre domande sono state formulate con educazione, cortesia e rispetto e non ci viene risposto, o la risposta è evasiva, o la risposta è contraddittoria, o se l'insegnante titolare mi risponde oggi in un modo, domani in un altro, o i diversi assistenti mi rispondono ciascuno a modo loro, probabilmente c'è qualcosa che non va e che merita, come dire, qualche attenzione in più. Bene, questi sono alcuni dei punti che secondo me conviene tenere presenti nel momento in cui si valuta la partecipazione a un corso, a un'attività, nello specifico di arti marziali, ma non solo, la maggior parte di questi punti possono essere validi per qualunque corso. Mi piacerebbe, come sempre, sapere se vi va di condividerla la vostra opinione, se avete esperienze in merito, se avete qualche altro punto da suggerire o qualche commento da aggiungere. Io intanto vi ringrazio, vi saluto per la vostra attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!